Ciao a tutti ragazzi, io sono Dico25 e questa è una nuova serie di Deadly Survival Island, una mappa ma di Minecraft. Questa mappa ha delle semplici regole, è un'isola, Deadly Island, è un'isola tutta di terra in cui non c'è vita e a noi starà il compito di riportarla diciamo alla gloria, a farla tornare un'isola bella. Intanto prendo qua, apro la cassa. No, non il cartello. Ho messo il cartello per sbaglio. Apro la cassa e dentro ci trovo canne da zucchero, rampicanti, fave di cacao, meloni, un blocco d'erba, una zucca, un fungo, un cactus e un altro fungo. Chiudo l'inventario. Rompo la cassa per prenderla, perché può servire dopo. Ovviamente non la lasciamo qua. E ora mi dirigo verso la montagna. Lì sopra c'è un albero di cui io raccoglierò la legna per iniziare questa mappa, perché senza legna non potrei fare niente. Inizio col dirvi che a me l'idea di questa mappa è piaciuta veramente molto. Ora, al più presto possibile, cercherò di arrivare fino là sopra per prendere la legna e poi andare a costruire la mia prima casa. Beh, parto col dirvi che questa mappa a me è piaciuta veramente molto, perché ci sono due semplici regole di questa mappa. La prima, ovvia, mi sembra, non è ovvia però, la prima è quella di non lasciare i confini dell'isola fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi del gioco, nel senso che non possiamo abbandonare l'isola, andare all'esplorazione fuori dall'isola prima di aver finito tutti gli obiettivi della mappa, che poi vi elencherò pian piano col proseguire del gioco. Ora mi sto dirigendo sempre a prendere quell'albero perché mi serve urgentemente la legna dell'albero, perché si sa, chi gioca Minecraft sa che i basilari all'inizio di Minecraft devi riuscire a prendere della legna, sennò non si va avanti. Comunque dicevo, non lasciare i limiti della mappa è uno delle regole, e giocare con almeno facile. Io ce l'ho impostato con normale. Eccoci, questo è l'albero. Parto col dirvi che dall'altra parte dell'isola c'è un altro albero sull'altro punto alto della montagna, però l'altro albero è di un altro tipo, quindi se non riusciremo ad avere degli arboscelli da tutti e due gli alberi, potremo ripopolare l'isola con due tipi di alberi diversi, così da crearci una vera e propria isola variegata, con tanti tipi di alberi e con le specie animali che ne conseguiranno, perché ripopolandosi con gli alberi e erba riusciremo anche a vedere degli animali. Intanto ecco, è caduto il primo arboscello, io scavo un po', recupero un po' di terra. Qui, strano, ma i creatori della mappa hanno voluto inserire 4 spawner di mob. Quindi io direi che adesso mi creo la workbench e di eliminarlo subito. Ecco. Una workbench che è il tavolo da lavoro, perché è la versione in italiano, però dovrebbe conoscere quelli degli stecchetti. Intanto che aspettiamo che cada qualche arboscello, io direi di piazzare la workbench. Ecco. La piazziamo e creiamo un bel piccone. Ecco, non ci bastano, quindi dobbiamo prendere altra legna. Creiamoci un bel piccone, così distruggiamo questi generatori di mob. Un altro alberello. Dopo che abbiamo stesso aspettiamo che cadano tutti gli arboscelli che ci sono a disposizione. Una volta finito scenderò giù e mi andrò a creare il mio primo riparo per la notte, per iniziare. Un riparo di fortuna che farò nella montagna scavando, perché all'inizio, non avendo la legna per costruirci una casa vera e propria, ci accontenteremo di una casa nella terra. Comunque gli obiettivi di questa mappa sono tanti. Sono uno è quello di crearsi due case, una
come quella di Fortuna che creeremo adesso, cioè sotterranea, giù nella terra, e un'altra invece dobbiamo creare una vera e propria casa fuori, all'aperto. All'inizio io creerò giustamente una casa di fortuna nella montagna, e poi col proseguimento, magari andando avanti, creeremo una vera e propria casa fuori. Comunque l'idea di questa isola, di questa mappa survival mi è piaciuta veramente molto, perché la sola idea di poter ripopolare un'isola intera e darle vita da capo è bello, ti fa reputare non diciamo una specie di Dio, ma riporti alla vita un'isola, quindi è bello. Adesso vediamo qua, non cade più nulla, rompiamo noi, eccolo, vabbè, non cade più nulla. Quindi ora scendiamo e andiamo giù a farci una bella casetta, senza ammazzarmi magari. Mi scuso subito del fatto che il primo episodio magari sarà un po' noioso, ma essendo l'inizio bisogna un po' adattarsi. Io direi di fare la casa qui. Adesso scaviamo una piccola feritoia. Qua sopra chiudiamo. Scaviamo nella montagna e mi farò il mio primo rifugio di fortuna, diciamo. Perché essendo l'inizio devo farmi un rifugio di fortuna. Qui incontro un po' di cobblestone. La prendiamo perché mi farò una fornace. Anche se all'inizio non ho carne da cuocere o da mangiare, è buono farsi un bel rifugio. È buono farsi una bella fornace perché serve in futuro per cuocere la carne e un po' tutto, per fondere i materiali. Chi gioca a Minecraft mi capisce, sa che la fornace è essenziale. Io adesso, appena finisco qua, vado subito fuori e piazzo il mio cubetto d'erba. Cubetto d'erba è essenziale per far rinascere la vita. Questo perché restituendo l'erba all'isola, noi pian piano questo cubetto d'erba si espanderà e ridarà all'isola la vita e lo splendore magari che era prima che iniziasse questo survival map, dei creatori di questo survival map. Un po' chiuso, vabbè, lasciamo un po' aperto. Ora non devo allargare questa casa perché, visto che vivrò per un po' qua, nei primi episodi vivrò qua, meglio farla il più largo possibile, non esagerando, però allargarci un po' per stare più comodi. Ah, ecco, io direi di piazzare la workbench. Per sicurezza potrei farmi anche una bella spada, tanto uno stichetto e due di pietra, così abbiamo fatto anche una bella spada in caso di emergenza. Sì, direi di continuare a scavare, che allarghiamo questa piccola caverna. Come dicevo, questa essendo la mia prima casetta di fortuna, è la prima, quindi è quello che è. Comunque, il primo episodio, come detto prima, mi rendo conto che sarà un po' più noioso, però spero che dagli episodi più avanti seguirete la mia serie, perché io lo sto facendo con grande passione. Cioè, voglio iniziare una serie che duri un po', almeno da riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi di questa mappa, che questa mappa ci ha prefissato. Che poi, ecco, si è spaccato il piccone, quindi io direi che ora, più di così, non ci allarghiamo, perché fare un altro piccone sarebbe uno spreco di legno. Lì c'è il nostro cubetto di erba che si sta sviluppando, e speriamo che si espanda. Qui comunque mi hanno dato due alberelli. Ho ricevuto due alberelli e domani, nel prossimo episodio, quando uscirò, che sarà giorno, li pianterò. Adesso direi di chiudere definitivamente. No, prima ci facciamo qualche torcia, sprechiamo un po' di legno, però servono le torce per non fare spawnare i mostri dentro casa nostra. Adesso ho creato una bella fornace
E la piazza subito. No, vabbè sì, lasciamolo qua. Mettiamo un pezzo di terra sotto. E nella fornace cuociamo un cubetto di legno. E mettiamo questo, tutto questo per farlo cuocere. Così creiamo del carbone da mettere sopra le torce. Da mettere sopra gli stecchetti per fare le torce, eccolo. Sprechiamo un po' di forza calda, però ovviamente non posso usarla per niente. Ecco, quattro torce. Mettiamole subito in casa, perché non si sa mai. Ne ho messe tre, va bene, quattro qua sopra. Comunque sì, là fuori comincia a farsi notte. Io, come detto prima, questa serie spero che duri un bel po', perché come mappa mi piace, e far vedere a voi mentre completo questo survival map mi piacerebbe. Se vedo di interesse da parte vostra, spero che vi piaccia questa mappa. A me è piaciuta veramente tanto. Poi, come ho detto prima, l'idea di ravvivare un'isola. Qua sentiamo dei brutti rumori di zombie, ma io non toccare niente. L'idea di ravvivare un'isola mi alletta veramente tanto. E comunque, questo è il nostro inventario. Ah, ecco. Posso posizionare la mia cassa nel caso mi succeda qualcosa. Metto tutto dentro, così se mai morissi potrò rispawnare e ritorno qua così ho tutti i miei oggetti. Prima dovrò mettere anche delle torce fuori di casa, così non mi perderò. Nel caso dovessi morire potrei ritrovare casa mia. Comunque ragazzi, direi che è tutto da Dico 25 per il primo episodio di Dead Survival Island. Credo che sia tutto. Vediamo qui lì un creeper che ci saluta. Si saluta, è il finale dell'episodio con creeper e zombie. Ciao ragazzi.